Bentrovato, ti presento l'opera di Guéridoux, Parabola del tesoro nascosto. L'autore Guéridoux lavorò per diversi anni nella bottega del celebre Rembrandt e i suoi dipinti rivelano l'influenza del grande maestro olandese. Solitamente le sue opere sono di piccole dimensioni, rappresentano scene di vita quotidiana e soprattutto hanno una grande attenzione al dettaglio, al particolare. La composizione di questo quadro, che rappresenta una nota parabola evangelica, è giocata sul passaggio dalla zona d'ombra che vedi qui a destra all'ampio e luminoso paesaggio, sfondo che invece vedi sulla sinistra. La linea, data dal manico della pala che tiene quest'uomo in mano, indica questo campanile sullo sfondo, che ha un doppio significato. Primo, indica la fede che guida la vita degli uomini, in particolare di quest'uomo, ma indica anche quelle che era il suono delle campane, che in qualche maniera in una società come quella del tempo segnava il ritmo della comunità che viveva appunto nelle campagne. Su una roccia a destra puoi vedere un mantello poggiato e al di sopra c'è una cesta per del cibo e una fiasca dove c'è qualcosa da bere, mentre in basso si vedono altri elementi che sono stati trovati per caso dal contadino. Ci sono pezzi d'argento, c'è una bisaccia che contiene dei soldi e poi ci sono altri sacchetti di tela dove probabilmente sono contenuti dei gioielli. E qui rappresentate il cuore della parabola. Il regno dei cieli è simile a un uomo che trova un tesoro in un campo, va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Elemento originale è sicuramente lo sguardo dell'uomo che non ammira il tesoro che ha appena trovato, ma è rivolto indietro in uno gesto che potrebbe simboleggiare due cose. Primo, è anzitutto un gesto protettivo, cerca, guarda se vicino ci possa essere qualche malintenzionato che potrebbe appunto rubargli il tesoro. Allo stesso tempo è uno sguardo diretto al passato, verso quei campi che il paesaggio rivela e che erano il suo lavoro quotidiano, la sua appunto quotidianità. Un altro possibile significato è che si tratti di uno sguardo rivolto verso qualcosa che è al di là del quadro, che noi non possiamo cogliere, però possiamo solo immaginare. Si tratta in realtà del senso stesso della parabola raccontata da Gesù. Il regno di Dio, cioè, è qualcosa che è al di là dell'ampio orizzonte che si vede alle spalle dell'uomo e ciò è ciò che in realtà dà senso a tutta la rappresentazione. Pur avendo una fortuna ai suoi piedi, la parabola riporta l'osservatore all'essenzialità del messaggio evangelico. Infatti Gesù dice: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. L'autore sembra suggerire che colui che ha l'opportunità di conoscere Gesù è come una persona, come quest'uomo che ha trovato un grande tesoro ed è un tesoro che gli rivoluziona la vita, inevitabilmente gli rivoluziona il suo modo di esistere. Questa può essere l'esperienza di chi ha incontrato Gesù. Una volta, cioè, incontrato Gesù, non si può più vivere come prima. L'incontro con lui genera una rivoluzione esistenziale che muta radicalmente l'orientamento verso la vita, trasforma in qualche maniera il modo di pensare, di agire. E ciò non avviene per un'etica, per una morale imposta dall'alto, ma perché è il cuore che spontaneamente sceglie qualcosa che lo riempie, qualcosa che gli dà senso, che gli dà felicità. E difatti il risultato, come dice la parabola, è una gioia senza fine. L'uomo è pieno di gioia. Quanto sei disposto a pagare per ottenere questo tesoro, che è l'incontro con qualcuno che ti cambia la vita? Sei pronta ad affrontare le difficoltà pur di conquistare questo tesoro e farlo tuo? La scena raffigurata non è ambientata nell'epoca evangelica, ma attraverso una trasposizione storica è collocata al tempo dell'artista. È un modo per ribadire la contemporaneità del racconto evangelico. È un modo che utilizza l'autore, il pittore, per dire che quella parabola detta da Gesù 2000 anni fa ha la capacità di coinvolgere ancora l'uomo di oggi, in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni luogo. Grazie per la tua attenzione.